Ben trovati da Luigi Pistone con il web network Onda Radio, con Radio Nof, NB Radio e Radio Bullets. Siamo in collegamento con Don Francesco Corbo della parrocchia di Sant'Anna e San Gioacchino di Potenza per il consueto appuntamento settimanale, alcuni minuti di riflessione. Prego Don Francesco, a lei la parola. Siamo nel contesto del Natale. Noi abbiamo fatto un presepe dove una serie di cerchi concentrici ci spingono velocemente verso la natività da cui sgorga poi l'acqua che richiama il battesimo. Il messaggio è: contemplando il mistero dell'incarnazione, poi siamo chiamati ad attingere da Cristo la forza per la nostra vita, e cioè attraverso appunto la vita sacramentale. Non dunque un chiuderci nelle chiese, ma andare nelle chiese per contemplare Dio, che possiamo contemplare ovunque, e poi ripartire per la parte nostra da fare nel mondo. Ma questo contemplare Dio cosa significa? È contemplare la luce che risplende nella notte delle tenebre, in particolare della pandemia, che ha toccato anche molti di noi come parentela, quartieri, città. Ma questa luce, che cos'è? Questa luce somma, inaccessibile e inesprimibile, non comprensibile con la mente né manifestabile con la parola, la luce che illumina ogni natura razionale. Dio è quello che è il sole tra le sostanze sensibili, ci appare in proporzione alla nostra purificazione e viene da noi amato in proporzione a quanto appare, viene poi intuito con la mente in proporzione a quanto viene amato. Ma quando io parlo di luce, dice San Gregorio il Nazianzeno nel 350, dice Gregorio, io intendo quella che si contempla nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo, la ricchezza dei quali consiste nella loro unica natura e nell'unito lampeggiare del loro splendore. Seconda luce, l'angelo, emanazione o partecipazione alla prima luce, il quale possiede la sua illuminazione grazie al suo rivolgersi verso Dio e al servirlo. Terza luce è l'uomo, come è chiaro anche a quelli che non sono cristiani. Essi infatti chiamano luce l'uomo a causa della potenza della ragione che è dentro di noi. E ancor più sono luce quelli che tra noi uomini sono i più simili a Dio e di più si accostano a Lui. E conosca anche un'altra luce, cioè quella da cui furono cacciate le tenebre primigenie o furono interrotte, quella luce che fu la prima ad avere sussistenza fra tutto il creato visibile, il movimento circolare delle stelle, lo splendore superno che invia i suoi raggi a tutto quanto il mondo. E la luce anche il comando che fu dato al primo uomo, Adamo, poiché l'ordine della legge di Dio è lampada e luce, perché i suoi comandi sono luce sulla terra. Fu anche luce prefiguratrice e commisurata a coloro che l'accoglievano, la legge scritta da Mosè, che adombrava la verità e il mistero della grande luce. Ma fu anche luce quella che guidò Israele nella colonna di fuoco e mitigò il deserto, luce quella che rapì Elia sul carro di fuoco, luce quella che risplendette ai pastori quando la luce di Dio che è fuori del tempo si unì a quella che è nel tempo, luce la bellezza della stella che corse avanti ai magi fino a Betlemme per essere loro guida e per donare quella luce che è al di sopra di noi, venuta ad essere insieme con noi, luce la natura divina che si fece vedere sulla montagna ai discepoli e di poco più forte della loro vista. Fu anche luce quell'apparizione che circonfusse Paolo e che percuotendo negli occhi curò la tenebra della sua anima. Luce anche lo splendore che proviene dallo suo a coloro che qua in terra si sono purificati, allora quando i giusti risplenderanno come il sole e in mezzo ad essi sarà Dio, vivendo la dignità della beatitudine di lassù. Siamo ora di nuovo dinanzi al nostro presepe a contemplare la luce, quella che si contempla nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. La luce dice: io sono la sorgente di acqua viva, Signore dacci di quest'acqua. Ed eccoci a contemplare in maniera particolare l'illuminazione
che ci viene dal battesimo, che abbraccia il grande mirabile mistero della nostra salvezza. Il Signore ha pensato di non dover lasciare privo di aiuto l'essere che Lui stesso aveva plasmato. Ma come ci aveva portato all'esistenza, mentre prima non eravamo, così ci ha riformati per mezzo di una formazione più divina e più sublime della precedente. Essa è sigillo per coloro che sono all'inizio della vita, mentre per noi che siamo più avanzati nell'età è grazia. Dio volle che noi compissimo il resto della strada freschi e di buona voglia. Queste sono la grazia e l'efficacia del battesimo, che è soccorso alla nostra debolezza. È lo spogliarsi della carne, il seguire lo spirito, il rialzare l'essere che Dio aveva plasmato, il lavare i peccati, la partecipazione alla luce, la dissoluzione della tenebra. Il battesimo è il veicolo che ci porta verso Dio. È la peregrinazione costante insieme con Cristo, il caposaldo della fede, il perfezionamento della mente, la chiave del regno dei cieli, il cambiamento della nostra vita, la eliminazione della nostra schiavitù, lo scioglimento delle nostre catene, il mutamento del nostro vivere. L'acqua che sgorga dalla grotta santa e scende su di noi ci dice che siamo costituiti santi, chiamati a diffondere la luce nelle tenebre del mondo, a consolidare il diritto e la giustizia, come ci ricorda il profeta Isaia, ad essere un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone, come ci ricorda San Paolo. Per tutto questo, diciamo ancora una volta, gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra, pace agli uomini che Egli ama. E questo sia l'augurio per questo nostro tempo natalizio. E così sia. Amen. Grazie Don Francesco, da Onda Radio è tutto, a risentirci alla prossima settimana.